sono con Tommaso Grassi per parlare appunto della Firenze Parcheggi, perché ci sono delle cose che non vanno. Sì, dopo un anno e mezzo avevamo scoperto che il vicepresidente Fazzini aveva anche un'autoconsulenza da 24.000 euro all'anno per gestire gli aspetti fiscali e della stessa società. Dopo un anno e mezzo abbiamo voluto verificare. Ecco, il contratto si è concluso il 15 di dicembre del 2014, però cosa è successo? Firenze Parcheggi all'interno del proprio CDA, quindi non tra le consulenze pubbliche, quindi poteremmo chiunque, qualsiasi cittadino poteva vedere sul sito internet, ha dato un incarico interno al CDA da 24.000 euro di controllo degli uffici della stessa società Firenze Parcheggi al vicepresidente, che è lo stesso Fazzini. Quindi qual è la questione? Noi che abbiamo sollevato stamani mattina, ecco, abbiamo trovato con grande scandalo un anno e mezzo fa, ricordiamo il sindaco Nardella, l'assessore lo stesso Perra, che avevano in qualche maniera tirato gli orecchi al presidente Bevilacqua, e dopo un anno e mezzo abbiamo visto che con questo comportamento elusivo non abbiamo cambiato assolutamente nulla, anche perché i dipendenti di Firenze Parcheggi sono circa 60, quindi ogni anno spendiamo 400 euro per dirigere questi dipendenti con questo incarico, è assolutamente inutile. Ma quello che abbiamo detto noi è che dopo che è stato tirato gli orecchi, questa volta non ci possiamo accontentare di un richiamo o di una convocazione come è avvenuto un anno e mezzo fa del presidente da parte del sindaco Nardella, ma questa volta chiediamo l'azzeramento dei vertici della stessa Firenze Parcheggi.